Andiamo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro incontro. Oggi parleremo di un tema che coinvolge un po' tutti noi, ossia la produzione di rifiuti, ma non soltanto. Vedremo quanto le attività umane stanno consumando delle risorse più preziose nel nostro pianeta. Ad affrontare questo tema di strettissima attualità sarà con noi il dottor Davide Bearzi, consulente aziendale nella gestione e sviluppo delle risorse umane, a cui passo immediatamente la parola. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Io mi sono prefissato per questo nostro incontro due obiettivi. Il primo è quello di fornirvi una misura quantitativa, alcuni numeri utili alla comprensione del fenomeno che è oggetto della vostra attenzione in questa nostra conferenza. E il secondo è quello di indicare alcune strade che istituzioni e aziende stanno sperimentando per affrontare questo problema, il problema della sostenibilità dei rifiuti, dello spreco delle risorse umane. Inizio dicendovi che la nostra economia, l'economia globale, l'economia del mondo intero, per produrre i beni e i servizi che ogni anno vengono commercializzati, consuma risorse naturali pari a 1,7 pianeti Terra. Cosa significa tutto questo? Significa che ogni anno consumiamo molte più risorse naturali di quanto il nostro pianeta riesce a rigenerare. Ed esattamente consumiamo il 70% in più delle risorse naturali rigenerate dal pianeta. Vi chiederete com'è possibile tutto questo? E la risposta è piuttosto semplice, perché attingiamo alle grandi riserve di risorse che la Terra ha accumulato in milioni di anni prima delle rivoluzioni industriali che hanno amplificato, diciamo così, l'impatto dell'attività umana sugli ecosistemi. Le rivoluzioni industriali le avete studiate a scuola, molto probabilmente. La prima è nel XVIII secolo e riguarda l'ingresso della macchina a vapore nelle fabbriche. La seconda riguarda l'elettrificazione delle fabbriche e delle città. La terza è quella dell'informatica. La quarta è quella che stiamo vivendo in questo momento e riguarda le grandi reti digitali, l'economia di internet, dell'internet delle persone, dell'internet delle cose, dell'internet del valore. Contestualmente ad ogni rivoluzione industriale è aumentata la capacità dell'uomo di produrre beni e servizi in grande quantità e con essa però è aumentata anche la cosiddetta impronta antropica, ovvero qual è il peso dell'attività umana sugli ecosistemi e sulla vita del pianeta Terra. Come facciamo però a stabilire esattamente che in questo momento l'economia globale consuma più o meno 1,7 pianeti Terra? Beh, utilizziamo innanzitutto un indice chiamato di impronta ecologica, che è stato messo a punto negli anni 90 del secolo scorso dal professor Martin Greaves, e che funziona più o meno così, l'algoritmo è più o meno questo. Si misura in ettari la superficie biologica produttiva del pianeta, compresi i mari, si divide questa misura per il numero di abitanti del pianeta Terra, ottenendo così la quota di superficie pro capite. Dopodiché si misura il consumo pro capite di risorse naturali e lo si misura in chilogrammi e si calcola qual è la superficie necessaria in un anno per produrre i chilogrammi di risorse naturali consumate pro capite. È evidente che se questa seconda misura è superiore alla superficie pro capite, significa che noi stiamo consumando più di quanto il nostro pianeta produce in un anno e quindi stiamo creando un debito, diciamo così, un debito con la natura.
Potete, se volete, iscrivervi a questo sito www.footprintcalculator.org e rispondendo alcune semplici domande in inglese potrete scoprire qual è la vostra impronta ecologica personale, ovvero di quanta superficie biologica produttiva c'è bisogno per sostenere le vostre attuali abitudini di consumo. Come fa a effettuare questo calcolo, Footprint Calculator? Beh, vi farà alcune domande relative appunto ai vostri consumi, riguardanti ciò che mangiate, gli alimenti, dove abitate, con cosa vi muovete, i trasporti, quali altri beni comprate, vestiti, accrocchi elettronici, scarpe e di che servizi beneficiate. Dopodiché, attraverso alcuni indici di prossimità, il sito collegherà questi vostri consumi alle risorse necessarie per produrli, in termini di territorio necessario per produrre l'energia, di terreni agricoli, pascoli, foreste, di superficie edificata, di mare necessario. E, incrociando questi dati, vi darà la vostra impronta ecologica. Come potete ben immaginare, le impronte ecologiche presenti sul pianeta sono molto diversificate, non sono omogenee e cambiano molto da paese a paese e anche da persona a persona. Ad esempio, vi faccio una domanda. Secondo voi, se tutti gli abitanti del globo consumassero beni e servizi come un cinese medio, di quanti pianeti Terra avremmo bisogno? Beh, sapete che il consumo medio di risorse naturali è pari a 1,7 pianeti Terra, ma se tutti vivessimo come un cinese medio, questo consumo salirebbe a ben 2,1 pianeti Terra. Le cose peggiorerebbero significativamente. Significa che per vivere come un cinese medio dobbiamo avere più di un pianeta Terra di riserva a disposizione per soddisfare i nostri bisogni. Ma cosa succede o cosa succederebbe, per meglio dire, se tutti gli abitanti del globo consumassero beni e servizi come un italiano medio? Beh, le cose peggiorerebbero ulteriormente. Avremmo bisogno di ben 2,6 pianeti Terra, ovvero di più di un pianeta e mezzo di riserva oltre a quello attuale, ovviamente pianeti che non abbiamo a disposizione. Peggio ancora se il mondo intero vivesse come un nordamericano medio, più precisamente come uno statunitense medio. E allora di pianeti Terra ne servirebbero ben 5. Quindi l'impressionante cifra di 4 pianeti di riserva oltre a quello di cui disponiamo. Un altro indice molto importante è il cosiddetto zaino ecologico. Lo zaino ecologico è il peso. E poi scopriremo perché, adesso scopriremo perché, diciamo peso, che un determinato oggetto prodotto dalle nostre economie esercita sull'ambiente durante il suo intero ciclo di vita. In buona sostanza, si tratta della quantità di natura misurata proprio in chilogrammi, per questo lo chiamiamo peso, che abbiamo usato per produrre l'oggetto, qualsiasi oggetto. Cosa significa intero ciclo vita? Significa che andremo a calcolare la quantità di natura in questi termini. Considereremo il materiale utilizzato per produrre l'oggetto, considereremo l'energia impiegata nella lavorazione per la fabbricazione dell'oggetto,
l'energia impiegata per il suo trasporto, i rifiuti che vengono generati nel processo di fabbricazione, di produzione, e i rifiuti costituiti dall'oggetto stesso. Ora, se andiamo a considerare lo zaino ecologico degli oggetti prodotti dalle nostre economie, considerando l'intero ciclo vita del prodotto e dunque le categorie che vi ho appena presentato, ci troviamo di fronte a dei dati piuttosto inquietanti. Ad esempio, per produrre una copia di un quotidiano, quindi un giornale, quello che comprate la mattina o che comprano i vostri genitori la mattina, sia il Messaggero Veneto, il Gazzettino, il Corriere della Sera o qualsiasi altro giornale, servono ben 10 kg di natura. Se voi, se poi pensate a un anello d'oro, quelli che si regalano fra fidanzati o fra marito e moglie, del peso di 10 grammi, la quantità di natura necessaria per produrlo arriva, pensate, alla cifra di 3.500 kg. 3,5 tonnellate di risorse naturali sono necessarie per la produzione di un piccolo anello d'oro dal peso di soli 10 grammi. Se poi consideriamo i personal computer, come quelli che sto utilizzando io in questo momento per fare questa conferenza, beh, la natura necessaria per produrre un PC di medie prestazioni arriva a 15.000 kg, ben 15 tonnellate di risorse naturali per produrre un solo personal computer. E se volete possiamo entrare un po' più nel dettaglio sullo zaino ecologico e sull'informatica. Pensate ai microchip. La produzione mondiale annuale di microchip è enorme, si tratta di miliardi di unità di microchip prodotte ogni anno nel mondo soltanto dalle maggiori aziende produttrici. I microchip, come sapete, non stanno soltanto nei nostri computer, tablet o negli smartphone, ma sono oggetti che vengono sempre più impiegati in ogni nostro bene delle nostre economie. Stiamo inaugurando quella che viene chiamata l'età dell'internet delle cose, degli oggetti intelligenti, dove lavastoviglie, lavatrici, automobili, frigoriferi saranno sempre più tutti dotati di microchip che permetteranno a questi oggetti di raccogliere e trasmettere dati all'interno di reti internet sempre più sviluppate. Per questo si sta parlando anche dello sviluppo delle cosiddette reti 5G. Ma poi pensate banalmente che anche al fatto che chiunque abbia un animale domestico, no? Un cagnolino, un cane, utilizza un microchip per il suo tracciamento e per raccogliere informazioni sull'animale di cui ha responsabilità. Ecco, ogni singolo microchip, prendiamo ad esempio un microchip banale, tra virgolette, 32 megabyte di memoria, un peso di 5, 6, 7, 8 grammi, per produrlo abbiamo bisogno di 1,5 kg di combustibili fossili, 1.500 grammi di combustibili fossili, 75 grammi circa di composti chimici, quasi 32 litri d'acqua e circa 700 grammi di gas, in particolare di azoto. Quindi vedete che un oggettino di 7-8 grammi di peso ha un peso invece di zaino ecologico che arriva a quasi 35
chilogrammi di natura per un singolo microchip. Ora, tenendo buono questi calcoli, possiamo dire, possiamo fare una stima statistica e stabilire che per ogni 500 kg di rifiuti visibili, i rifiuti visibili sono quelli che ogni giorno, ogni due giorni, ogni tre giorni portate alla spazzatura, portate nel cassanetto delle immondizie e che poi finiscono in discarica. 500 kg, badate, è la quantità di rifiuti solidi urbani prodotta da ciascun europeo ogni anno. Questi 500 kg di rifiuti visibili, dicevo, corrispondono più o meno 3.500 kg di rifiuti industriali, 16.000 kg di materie prime e 50.000 kg di risorse naturali. Questo significa che c'è un rapporto di 1 a 100 fra il peso dei rifiuti che potete sensibilmente percepire con gli occhi, con il tatto e che portate voi stessi al cassonetto, e le risorse naturali che vengono consumate per produrlo. In buona sostanza è come dire che ogni volta che portate un chilogrammo di spazzatura nel cassonetto state portando più o meno 100 kg di risorse naturali in quello stesso cassonetto. Affrontando il caso del microchip, abbiamo visto che gran parte del suo peso, del peso del suo zaino ecologico, era legato al consumo dell'acqua. E l'acqua è la risorsa naturale che viene maggiormente impiegata dall'uomo, non soltanto per soddisfare i suoi bisogni biologici, ma anche per i suoi usi industriali. Se vi è mai capitato di vedere una foto del nostro pianeta, del pianeta Terra dallo spazio, vedrete che il nostro pianeta Terra si presenta di un bel colore azzurro, di un bel colore blu. E questo perché il 70% della superficie del nostro pianeta è ricoperto d'acqua. Ma questa abbondanza, diciamo così, è soltanto apparente, perché il 97 e più per cento dell'acqua che ricopre la nostra terra è troppo, troppo salata per gli usi umani, sia per gli usi biologici, sia per gli usi industriali. Un altro 2% di quest'acqua è imprigionato sotto forma di ghiaccio polare, quindi non ne abbiamo accesso, e più o meno solo lo 0,7% è disponibile per i nostri usi, per gli usi umani, sia biologici che industriali. Quindi questa risorsa, l'acqua, è la più utilizzata nei nostri processi, è apparentemente abbondante, ma in realtà abbiamo un accesso molto limitato ad essa, e questo fa sì che l'acqua sia sempre più una risorsa critica per le nostre economie. Ad esempio, considerate l'allevamento degli animali. La FAO stima che più o meno nel mondo attualmente ci siano 28 miliardi di capi di animali da allevamento, fra bovini, suini, equini, ovini e pollame. Questi 28 miliardi di animali corrispondono più o meno a 4 capi di animali da allevamento per ogni abitante essere umano del pianeta. Siamo 7 miliardi e mezzo più o meno di persone ad abitare il pianeta e 28 miliardi di animali da allevamento che sono responsabili di più o meno il 50% dei gas serra emessi in atmosfera. I gas serra, probabilmente lo sapete, lo avete studiato a scuola, sono i principali responsabili del surriscaldamento climatico,
vengono misurati in quantità di anidride carbonica emessa, ovvero i gas serra sono una moltiplicità di elementi, ma hanno nella CO2, nell'anidride carbonica, il loro metro, la loro unità di misura. Tant'è che si dice che l'emissione in atmosfera di gas serra è misurata in CO2 equivalente. Facciamo un esempio. Se emettiamo un chilogrammo di gas metano in atmosfera, diremmo di aver emesso 30 kg di CO2 equivalente. Ma torniamo ai nostri animali d'allevamento. Sono responsabili di più del 30% del consumo delle terre emerse. Cosa significa questo? Che delle terre non ricoperte d'acqua, il 30% è impiegato per l'alimentazione di questi animali. Consumano ben il 10% dell'acqua disponibile, di quel 0,7% a cui abbiamo accesso e di cui parlavamo prima, e in cambio ci regalano ogni anno circa 4 miliardi di tonnellate di letami. E anche questo è un bel problema. È un bel problema di gestione. Ovviamente, se alleviamo tutti questi animali, un motivo ci deve pure essere, ed è legato al soddisfacimento del consumo di carne. Dovete pensare che il consumo di carne medio mondiale, quindi il consumo pro capite, e nel consumo pro capite considerate che rientrano anche i bambini, i neonati o le persone particolarmente anziane o i malati o i vegetariani che proprio la carne non la mangiano, è pari più o meno a 43,7 kg ogni anno per ciascun abitante del pianeta Terra. Se consideriamo soltanto il consumo degli italiani, questi chilogrammi annui aumentano a 79, quasi raddoppiano. Se poi guardiamo al consumo negli Stati Uniti d'America, raggiungiamo la sbalorditiva cifra di 229,2 chilogrammi di carne pro capite consumata ogni anno. Allora, quanta acqua serve secondo voi per produrre un chilogrammo di manzo, visto che l'acqua è una risorsa così critica e la carne è una risorsa così richiesta? Proviamo a fare questo incrocio. Badate, vi sto chiedendo non quanta acqua serve ad allevare un manzo, 400-500 kg di animale, ma per produrre un chilogrammo di manzo, l'equivalente di una bistecca fiorentina e neanche tanto grande. Ecco. Serve la sbalorditiva cifra di 15.000 litri d'acqua. Se pensate, ragazzi, che con 15.000 litri d'acqua possiamo fare galleggiare una grossa nave da guerra. È una quantità d'acqua sufficiente per il galleggiamento di un incrociatore, ad esempio, di una nave da guerra. Ogni anno nel mondo vengono prodotte circa 900 milioni di tonnellate di latte. Allora la domanda che ripropongo è: quanta acqua è necessaria con gli attuali sistemi di produzione per produrre un solo litro di latte? Beh, sono necessari ben 1.000 litri d'acqua. Ogni anno nel mondo vengono prodotte circa 1.000 miliardi di uova. Non pensate soltanto alle uova che vengono da noi consumate direttamente, pensate anche a tutti gli usi industriali che facciamo dell'uovo, nell'industria dolciaria, ma non soltanto, anche altri tipi di industrie come quella cosmetica fanno ricorso a questo prodotto.
Bene, per produrre un solo uovo, dei 1.000 miliardi di uova che vengono prodotte ogni anno, sono necessari più o meno 200 litri d'acqua. Alcuni potrebbero pensare, e lo sostengono anche, che la soluzione è una transizione verso diete vegetariane. Io adesso non voglio entrare in merito alla salubrità di questo stile alimentare, non è oggetto della nostra discussione, ma anche pensando di abolire l'uso della carne a livello globale nella dieta, cosa, ripeto, a mio parere non praticabile e non auspicabile, la questione del consumo idrico non migliorerebbe di granché. Ad esempio, per produrre un chilogrammo di patate servono ben 500 litri d'acqua. Per produrre un chilogrammo di grano servono ben 900 litri d'acqua. Per produrre un chilogrammo di mais servono ben 1.400 litri d'acqua. Per un chilogrammo di riso sfioriamo i 2.000 litri d'acqua necessari. Quindi vedete che anche la transizione verso un'alimentazione totalmente di tipo vegetale non migliorerebbe di granché la questione del consumo idrico. Pensate che con l'acqua necessaria per produrre la frutta e verdura che ogni anno in Italia viene gettata direttamente nella spazzatura, quindi senza essere consumata, gettata nella spazzatura perché va male nei nostri frigoriferi, perché va male nei camion che la trasportano, perché va male nel negozio che ce la vende, perché va male direttamente in campo, dove viene coltivata dal contadino, soltanto per produrre l'acqua necessaria, soltanto per produrre la verdura sprecata in Italia in un anno sono necessari circa 73 milioni di metri cubi d'acqua. È una cifra che può non dirvi nulla, ma con 73 milioni di metri cubi d'acqua noi possiamo riempire ogni giorno 80 piscine olimpioniche. Oppure, se volete metterla così, possiamo soddisfare il bisogno di acqua potabile di tutta la Lombardia, la regione più popolosa d'Italia, più o meno 10 milioni di abitanti, per ben 18 giorni. Soddisfare il bisogno della regione più popolosa d'Italia, la Lombardia, per ben 18 giorni, soltanto con l'acqua necessaria per produrre la verdura che sprechiamo, che buttiamo via, senza neppure consumarla. Se guardiamo invece al Lazio, l'acqua di prima potrebbe soddisfarne il bisogno idrico potabile per ben 23 giorni. Per 27 giorni il fabbisogno di acqua potabile della Campania e per ben 153 giorni soddisfare il fabbisogno di acqua potabile di una regione come la Puglia. Vediamo alcune soluzioni che sono in via di sperimentazione. La prima è inserire gli insetti nelle nostre diete. Attualmente gli esseri umani si nutrono di circa 1.900 specie di insetti. I più gettonati sono i coleotteri, 31%, a seguire i bruchi, 18%, api, vespe, formiche, fanno un 14%, cavallette, locuste e grilli un bel 13%. Dovete sapere che gli insetti, a parità di massa edibile, quindi di ciccia, ecco, diciamo così, arrivano a contenere fino all'80% di proteine,
quindi molte più proteine di quanto contiene la carne del pollo, che è circa il 24%, o quella dei bovini, che è circa il 15%, sono animali ricchi di grassi buoni come quelli del pesce, e contengono una quantità di ferro uguale, se non superiore, a quella della carne del bovino. Ma è il vero vantaggio del consumo della carne di insetti e di conseguenza del loro allevamento non è tanto nelle proprietà nutrizionali degli insetti, ma quanto nella loro sostenibilità nell'allevarli. Facciamo un confronto. Ad esempio, per produrre un chilogrammo di manzo emettiamo gas serra in CO2 equivalente pari a quasi 3 kg, esattamente 2850 grammi di gas serra per emessi in atmosfera per un singolo chilogrammo di manzo prodotto. Per produrre un chilogrammo di insetti emettiamo gas serra pari soltanto a 2 grammi di CO2 equivalente. Vedete che il confronto è piuttosto impari. Per ottenere un chilogrammo di manzo è necessario che l'animale consumi più o meno 10 kg di cibo. Se vogliamo far aumentare la nostra mucca di un chilogrammo, dovremmo dargli più o meno 10 kg di cibo, perché questa aumenti la sua massa edibile di un chilogrammo. Mentre gli insetti, di nuovo, sono molto più efficienti per produrre, per aggiungere, per meglio dire, un chilogrammo di massa edibile dagli insetti, è sufficiente soltanto 1,7 kg di cibo. Anche qui il confronto è piuttosto schiacciante a favore degli insetti. Per produrre un solo grammo di proteina di carne da manzo, consumiamo più o meno 250 metri quadri di terra. Abbiamo bisogno di 250 metri quadri di terra per produrre un grammo di proteina da manzo. Mentre per produrre un grammo di proteina da insetto abbiamo bisogno soltanto di 18 metri quadri di terra. Torniamo all'acqua, alla risorsa naturale più preziosa e più utilizzata dall'uomo. Per un solo grammo di proteina da manzo sono necessari 110 litri d'acqua, mentre per un solo grammo di proteina da insetto sono sufficienti, diciamo così, soltanto 23 litri d'acqua. Un'altra strada in via di sperimentazione è la cosiddetta carne in vitro o carne in provetta. Si tratta di un prodotto di carne animale che non è mai stato parte di un animale vivo. Il primo hamburger in provetta o in vitro è stato creato da una squadra di scienziati olandesi ed è stato mangiato a una dimostrazione per la stampa nell'agosto del 2013 a Londra. Come funziona? Vengono prelevate delle cellule muscolari da animali vivi per nutrirle all'interno di bioreattori, la provetta, con proteine che ne aiutano la replicazione e la crescita del tessuto. Una volta attivato il processo è possibile continuare a produrre carne teoricamente all'infinito, senza aggiungere nuove cellule provenienti da un organismo vivente. Alcune stime sostengono che in 2 mesi di produzione di carne in vitro, si potrebbero generare circa 50.000 tonnellate. 50.000 tonnellate di carne da sole 10 cellule muscolari di maiale.
Secondo l'Università di Oxford e di Amsterdam, la carne coltivata in laboratorio potrebbe significare, qualora sostituisse per intero ovviamente la carne allevata con i sistemi attuali, una riduzione delle emissioni di gas serra del 96%, ovviamente del gas serra attualmente prodotto dall'allevamento degli animali, e una riduzione del consumo idrico del 99%. Quindi cifre veramente sbalorditive. Ovviamente anche qui, in questo caso, il consumo idrico legato all'attuale allevamento di animali. Ovviamente ci sono diversi problemi legati a questa tecnologia in via di sviluppo. Al giorno d'oggi soltanto la città di Singapore, ad esempio, ha normato, regolamentato e autorizzato la commercializzazione della carne in vitro, ma ci sono diverse start-up nel mondo che stanno lavorando a questo progetto, si sono persino consorziate per affrontare tutti i problemi che le nuove tecnologie propongono all'uomo. Voi potete immaginare che ci sono problemi di natura strettamente economica. Pensate che per produrre il primo hamburger in vitro, questo ha avuto un costo di più o meno $300,000, €250,000 circa. Ovviamente queste tecnologie devono ancora raggiungere la capacità di produrre in maniera economica e accessibile la carne, anche se stimano loro stessi di riuscire ad arrivare a breve a un prezzo di $3,5-4 a chilogrammo. Ma ci sono problemi anche di altra natura. Innanzitutto i problemi legati alla sicurezza. Come tutte le cose nuove, non abbiamo ancora perfetta certezza che questo prodotto non arrechi problemi alla salute umana ancora. Poi ci sono problemi di interessi economici. Gli allevatori di animali non sono molto contenti, come potete immaginare, tant'è che si stanno battendo perché questa carne, qualora venisse commercializzata, sia classificata come carne finta, anche se carne finta non è. Ci sono problemi di ordine psicologico. Ad esempio, uno studio da Coldiretti ci dice che ben 3 italiani su 4 hanno un pregiudizio sfavorevole nei confronti della carne così prodotta, e quindi anche se rassicurati sulla sua salubrità, anche se prodotta a livelli di costo e di prezzo bassi, comunque non la consumeranno. Poi ci sono problemi legati ai copyright, ai brevetti, no? E quindi sono problemi di natura etica. Chi disporrà di queste tecnologie? Le renderà pubbliche? Le renderà accessibili ai paesi in via di sviluppo, ai paesi più poveri? O diventerà l'ennesimo strumento per allargare il divario fra paesi ricchi e paesi poveri? Insomma, vedete, come tutte le cose nuove, ci sono un sacco di problemi da affrontare, ma è comunque una soluzione in via di sperimentazione. Un'altra soluzione interessante sono le vertical farm. Si tratta di una vera e propria agricoltura in 3D, un'agricoltura che sfrutta non soltanto la superficie, ma anche la dimensione verticale dello spazio. Sono sistemi chiusi, altamente controllati. L'aria che circola nelle vertical farm viene filtrata da apposite strumentazioni, e questo riduce di molto, di moltissimo, il rischio di contaminazione delle piante derivanti dagli inquinanti gassosi, ad esempio, presenti nell'aria. Il sistema chiuso delle vertical farm, inoltre, impedisce o riduce notevolmente l'ingresso di parassiti ed erbe infestanti, e quindi necessita di un minor uso di pesticidi e di erbicidi, e la modalità di irrigazione delle piante, che è di tipo idroponico e aeroponico, quindi
non sul substrato di terra, ma sul substrato d'acqua o addirittura d'acqua nebulizzata, consentono di risparmiare circa il 90% dell'acqua nei confronti delle produzioni tradizionali. Oltre a risparmiare notevolmente, anche in questo caso, acqua, viene preservata una quantità di suolo e di conseguenza ridotto l'impoverimento delle sostanze nutritive del suolo, perché appunto si sfrutta anche la dimensione verticale dello spazio e non soltanto quella della superficie. Se passiamo dall'agricoltura alle costruzioni, vi dirò che la seconda sostanza più utilizzata dall'uomo dopo l'acqua, la cosa potrebbe meravigliarvi, è il calcestruzzo. Pensate che se il calcestruzzo fosse una nazione, sarebbe la terza nazione per emissioni di CO2, di anidride carbonica, dopo la Cina e dopo gli Stati Uniti. Se andiamo a considerare le emissioni di CO2 del calcestruzzo per tonnellata, in realtà non è un materiale così impattante. Ci sono materiali che, se considerati per tonnellata prodotta, hanno un impatto decisamente superiore a quello del calcestruzzo, il ferro, l'acciaio. Tuttavia, a causa degli enormi volumi che utilizziamo di calcestruzzo, questo contribuisce circa l'8%, 8% delle emissioni di CO2 prodotte dall'essere umano, dall'uomo. Si tratta di un materiale fondamentale per le nostre economie, indispensabile per la costruzione di case, di strade, di ponti, di dighe. Difficilmente potremmo farne a meno, almeno nel breve periodo e anche nel medio, ma dobbiamo sicuramente provare a ridurre la sua impronta di carbonio. Il principale problema del calcestruzzo è che il suo componente essenziale è il cemento. Il cemento si realizza riscaldando una combinazione di calcare e argilla a una temperatura di circa 1450 gradi Celsius. La maggior parte delle emissioni di CO2 vengono però non tanto dall'energia impiegata per raggiungere quella temperatura, ma dalla rottura del calcare, che è carbonato di calcio, il ossido di calcio e anidride carbonica. Alcune aziende, per ovviare a questo problema, stanno sviluppando cementi basati su materiali sintetici, i cosiddetti geopolimeri, capaci di assorbire parte della CO2 prodotta. La maggior parte di queste innovazioni è frenata da barriere economiche, come la mancanza di finanziamenti necessari a commercializzare su vasta scala i cementi di nuova generazione. Dovete sapere che uno dei motivi di successo del cemento Portland, del cemento tradizionale, è che può essere prodotto in ogni luogo del mondo perché argilla e calcare sono materiali comuni a tutti. Quindi se noi vogliamo sostituire un cemento, materiali così comuni, così diffusi e così economici, bisognerà incentivare la commercializzazione di questi nuovi cementi con i geopolimeri, perché questi sono indubbiamente meno accessibili attualmente rispetto al calcare e all'argilla. La breve storia di questi nuovi cementi, breve storia perché sono nuovi, diciamo così, si scontra tra l'altro con un atteggiamento prevalentemente conservativo dell'industria edile, che giustamente mette al primo posto la sicurezza e l'affidabilità di materiali ampiamente testati. Quindi bisognerà dare il tempo anche a questi nuovi cementi di dimostrare, diciamo così, tutta la loro affidabilità prima che vengano impiegati in massa, ecco, diciamo, e possono essere un concorrente reale al cemento Portland, al cemento
normalmente utilizzato nell'industria edile. Passiamo all'industria dell'abbigliamento. Dovete sapere che un nucleo familiare medio acquista ogni anno abiti per la cui produzione sono necessarie più o meno 1000 vasche da bagno d'acqua. Dovete inoltre sapere che la maggior parte degli abiti venduti finisce in discarica praticamente nuova. Quegli abiti che non riescono a essere venduti dai negozi perché passano di moda, difficilmente hanno una seconda chance di vita, ma finiscono praticamente nuovi in discarica. Negli Stati Uniti, questi abiti che finiscono direttamente in discarica equivalgono circa a 13 milioni di tonnellate di scarto tessile. 13 milioni di tonnellate equivale a circa 200 magliette a testa per ogni cittadino americano che ogni anno raggiungono le discariche praticamente intonsi, nuovi. Se guardiamo al Canada, ogni anno vengono buttati vestiti per una quantità capace di riempire il più grande stadio di Toronto. Vestiti nuovi, eh? Stadio di Toronto che può contenere circa 60.000 persone. Pensate che la maggior parte degli abiti che abbiamo nell'armadio ha un ciclo vita medio di 3 anni. Voi siete molto giovani, quindi probabilmente questo ciclo vita medio sarà ancora più corto, ancora più stretto. Ma pensate che prolungare la vita degli abiti anche di soli 9 mesi, quindi portarli da un ciclo vita medio di 3 anni a 3 anni e 9 mesi, ridurrebbe l'impatto sui rifiuti e sul consumo idrico di circa il 30%. Il riuso, dunque, è una strategia interessante, molto utile, ma si può fare molto di più. In Italia, in Sicilia in particolare, è nata una startup nel 2014. Questa startup si chiama Orange Fiber ed è capace di realizzare stoffe ecosostenibili derivandoli dagli scarti della produzione del succo d'arancia. L'industria agrumicola, della trasformazione agrumicola, produce ogni anno circa 700.000 tonnellate di sottoprodotto. Rappresentano un rifiuto ingombrante, con elevati costi di smaltimento e che ha un significativo impatto ambientale. L'azienda Orange Fiber è in grado di impiegare il cosiddetto pastazzo, che sono proprio i rifiuti della trasformazione degli agrumi, per estrarre da esso una cellulosa atta alla filatura, un tessuto. Diversi marchi di moda si sono interessati alla tecnologia di Orange Fiber, tra questi abbiamo Salvatore Ferragamo, H&M, Marinella, e quindi questa è un'azienda che voglio portare alla vostra attenzione come esempio di sostenibilità, di responsabilità ambientale, ma anche di ingegno, di intelligenza. Dall'abbigliamento passiamo ai device elettronici, a PC, tablet, smartphone. Pensate che si stima che nel mondo ci siano più o meno 1 miliardo e 800 milioni fra PC e tablet e quasi 3 miliardi di smartphone. Se cerchiamo all'interno di questi accrocchi elettronici, di questi device, ci imbattiamo in un vero e proprio tesoro. Anche considerando soltanto gli smartphone di ultima generazione, quelli più moderni, mettendoli tutti insieme e scavandoci dentro, troveremo più o meno 85.000 kg d'oro, 875.000 kg d'argento,
e 40 milioni di chilogrammi di rame. Una bella miniera. Oro, argento e rame sono solo alcuni dei 70 elementi chimici che normalmente impieghiamo per realizzare PC, tablet e smartphone. Questi elementi chimici, possono essere classificati all'interno di due grandi gruppi, due categorie principali, che sono le cosiddette terre rare e i materiali preziosi. Le terre rare sono elementi chimici che hanno un'ampia gamma di proprietà magnetiche, di fosforescenza, di conduzione, che le rendono utilissime per la produzione dei nostri device elettronici. L'estrazione di queste terre rare è un processo molto critico a causa della loro bassa concentrazione. Cosa significa? Che per estrarre pochi chilogrammi di terre rare è necessario scavare un buco, diciamo così, aprire una miniera molto vasta in termini di superficie. L'estrazione si realizza quindi il più delle volte con la cosiddetta miniera a cielo aperto, e questo tipo di miniera ha la caratteristica di devastare grandi porzioni di habitat naturale, di inquinare notevolmente l'aria e l'acqua e di conseguenza mettere a repentaglio la salute delle popolazioni che abitano i territori limitrofi alla miniera. La cosa non è molto diversa con i metalli preziosi. Anche questi costringono alla devastazione di un habitat molto esteso, a spostamenti su larga scala di popolazioni animali e di esseri umani. E quindi vedete che questi nostri giocattoli elettronici hanno costi ambientali e sociali piuttosto importanti. E inoltre, le terre rare, come i metalli preziosi, come potete immaginare, non sono infiniti. Presto si esauriranno e non abbiamo ancora trovato alternative valide al loro impiego. Questo significa cosa? Significa che il riciclo dei device elettronici deve diventare una priorità assoluta. Un'altra azienda, questa volta irlandese, che voglio sottoporre alla vostra attenzione, è un'azienda di hardware, produce personal computer e ha realizzato il progetto IM Echo, che è un personal computer pensato per poter essere smontato e sostituito in modo semplice in ogni sua parte. Questo consente un allungamento della vita del PC e un allontanamento del momento di nuovo acquisto, e ne consegue una riduzione dei rifiuti elettronici. Pensate, il 98% delle parti componenti di IM Echo è riciclabile. La sua scocca, il suo case, è stato creato in legno e utilizzando legno di foreste rinnovabili o legno riutilizzato dai scarti dell'industria dei mobili. Per il suo raffreddamento, IM Echo, invece di utilizzare le tradizionali ventole, utilizza dei tubi in rame. E il suo desktop è illuminato con LED, che sono in grado di aumentare l'efficienza energetica del 30-40%. Sempre di più alle nostre aziende sarà chiesto di essere ambientalmente responsabili e quindi di praticare design per la responsabilità. IM Echo è un esempio, no? Di design per la responsabilità, facilmente scomponibile, ogni sua parte riciclabile, di ricorrere a forme di produzione pulita, ad esempio usare fonti di energia rinnovabile, o materia prima rinnovabile. Di nuovo, IM Echo è un esempio in questo caso. Il fatto di utilizzare il legno da foreste rinnovabili o il legno scartato da un'altra industria rende il suo tipo di produzione pulito.
E poi c'è il concetto di responsabilità estesa del produttore che si sta andando affermando in questi ultimi anni, soprattutto nell'industria elettronica, che vuole spingere le aziende produttrici a ritirare il prodotto una volta che raggiunge il suo ciclo di vita, in modo che il suo smaltimento non sia di competenza, di responsabilità del consumatore, ma dell'azienda stessa, la quale è chiamata così a essere più ingegnosa nel poter recuperarne parti materiali e così dicendo. L'energia, chiudiamo con l'energia. Pensate, l'umanità consuma più di 16 terawatt di energia ogni anno. 16 terawatt significa 16.000 miliardi di watt. È tanto, è poco? L'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonostante questa cifra sbalorditiva, stima che circa 1,5 miliardi di persone nel mondo vivono senza elettricità. Su 7,5 miliardi di persone, 1,5 miliardo non ha accesso completamente all'elettricità. 3,5 miliardi di persone, quasi la metà, impiegano combustibili primari, il legno e il carbone, per soddisfare i loro bisogni alimentari e abitativi, cottura del cibo e riscaldamento. Nell'Africa subsahariana, il 70% della popolazione è totalmente privo dell'accesso all'elettricità. Un'alta disponibilità di energia, inoltre, ci consentirebbe di risolvere il problema della scarsità d'acqua, di cui abbiamo parlato prima, e contestualmente di molti problemi sanitari. Perché sovrabbondanza di energia ci permetterebbe di risolvere il problema della scarsità d'acqua? Perché, come abbiamo visto prima, più del 93% dell'acqua del pianeta è troppo salato e i processi di desalinizzazione dell'acqua sono molto costosi dal punto di vista energetico. Avere accesso a una grande disponibilità di energia a basso costo, ci permetterebbe di attivare la desalinizzazione dell'acqua e quindi trovarci improvvisamente in una situazione di abbondanza, di passare dalla scarsità all'abbondanza. Inoltre, l'alta disponibilità di energia garantirebbe a tutti l'illuminazione, che non è un fatto da poco, in quanto è strettamente collegata all'istruzione, che a sua volta è strettamente collegata alla riduzione della povertà. Pensate che secondo un calcolo, la quantità di energia solare che raggiunge la superficie della Terra ammonta a 87 petawatt. 87 milioni di miliardi di watt. Ciò significa che sulla superficie di questo pianeta arriva 5.000 volte più energia solare di quanto l'uomo ne utilizzi in un anno. Ovviamente, tutto questo ci invita a correre verso lo sviluppo di tecnologie fotovoltaiche per saper imbrigliare, raccogliere tutta questa energia che il sole gratuitamente ci dona e per rendere queste tecnologie fotovoltaiche sempre meno costose, sempre più facili da installare e per poterne incrementare la produzione globale. Nel 2011, 10 anni fa ormai, l'Università del Michigan, in particolare il professor Wren, ha scoperto inoltre che si può ricavare energia dal sole senza utilizzare le classiche celle fotovoltaiche. Wren ha dimostrato che il campo magnetico della luce, che fino a qualche tempo fa era considerato troppo debole, in realtà può essere una potentissima fonte di energia. Sfruttando un fenomeno chiamato rettificazione ottica, secondo Rand, si potranno realizzare pannelli solari senza l'utilizzo di semiconduttori,
I semiconduttori sono il componente più costoso all'interno del pannello fotovoltaico. La sostituzione dei semiconduttori, grazie, se sarà possibile, lo sfruttamento della rettificazione del fenomeno fisico di rettificazione ottica, ci permetterà la sostituzione, dicevo, dei semiconduttori con materiali low cost, come il vetro, e porterà a una drastica riduzione del costo del pannello solare. Sono già passati 10 anni dalla scoperta del professor Rand, non vediamo ancora, dal punto di vista industriale e commerciale, applicazioni di questo tipo. Ovviamente, come tutte le cose nuove, pensate alla carne in vitro, hanno molti problemi, ci sono molti problemi che vanno affrontati, ma il mio compito qui ora era indicarvi ciò che istituzioni e aziende stanno sperimentando, alcune delle cose che stanno sperimentando per affrontare un problema le cui dimensioni, come avete potuto notare, sono veramente colossali, che impegneranno l'umanità nei prossimi anni sicuramente, con sfide importanti. Io con questo ho finito, vi ringrazio, vi saluto, alla prossima. Ringrazio il dottor Bearzi per tutte le informazioni che ci ha dato in questo incontro, alcune molto impressionanti, ma sicuramente ci fanno riflettere, e vi aspettiamo al prossimo incontro.